Ciao ragazzi e ciao ragazze, in questo video vi mostreremo come abbiamo festeggiato il nostro Capodanno 2023 e cogliamo l'occasione per farvi tanti auguri per un sereno e gioioso anno nuovo. E dopo aver apparecchiato la tavola, attendiamo con ansia i nostri invitati. Eccoli qua, sono arrivati i nostri amici, Rita e Tommaso. Evviva gli sposi! Eh sì, è proprio così, viva gli sposi! Sicuramente avrete già visto questa bellissima coppia di sposini sul nostro canale. E dopo questa entrata trionfale, una bella spazzata per rimettere un po' d'ordine. A proposito, questo non è il primo anno che festeggiamo il Capodanno con i nostri amici Rita e Tommaso. Abbiamo preso un video dal nostro Instagram in cui vi facciamo vedere un riassunto di ciò che abbiamo combinato durante i festeggiamenti del Capodanno 2022. E dopo esserci scambiati i regali natalizi, siamo pronti per procedere con la cena. Oddio. E da buoni amanti dell'antiquariato non potevamo che far suonare il nostro grammofono. Ehi ragazzi, scusate, non vorrei interrompere, non pensate che sia arrivata l'ora della cena? E mentre questa bontà di sughetto di pomodorini gialli continua a cuocersi, noi approfittiamo per degustarci un meraviglioso antipasto misto. E beh, dopo l'antipasto non c'è neanche bisogno di parlare, le immagini parlano da sé. Ma prima di procedere con la cena non poteva mancare uno stacchetto musicale. Un po' di ballo ovviamente non potevamo scegliere che la regina del pop, Madonna. Allora ragazzi, sto mangiando i ravioli che ha cucinato Rita e Tommaso, buonissimi. Grazie. Come sono fatti? Sono dei ravioli fatti a mano, non da me purtroppo, dal pasticcio, ripieni di ricotta e carciofi con un sughetto semplice di pomodorini gialli e un po' di parmigiano. Sono veramente buoni, ragazzi, Sì, veramente. buoni, buoni, delicati. Brava Rita. Brindisi. Buona fine! Buona fine, buon inizio. Lasciamo caricare un po' di vino a William. Guardiamoci negli occhi. Sempre. E a metà serata non poteva mancare ovviamente il video ufficiale del matrimonio di Rita e Tommaso, che ancora non eravamo riusciti a vedere. Ed eccoci qua, pronti per salutare il 2022, ognuno con il proprio repertorio. Chi canta, chi balla, chi si sente un po' vocalist, chi cubista, ognuno dà il meglio di sé. Battete ste cazzo de mani! Mani! E poi ci sono loro due, Rita e William, che con i loro balli sensuali riescono sempre a stupirci. Ultima pipì del 2022, ragazzi! Tutti al bagno a fare la pipì! Spurghiamoci prima che scatti l'anno nuovo! Ma cosa stanno dicendo? Ultima pipì dell'anno? Qui parlano del spurgarsi prima che arrivi il nuovo anno. Vabbè, va, facciamo finta di non aver sentito nulla, andiamo direttamente al countdown.
Eh sì, avete capito proprio bene. Tanti auguri a te, perché il primo dell'anno non è solo Capodanno, è anche il compleanno di Rita. E noi, da buoni amanti degli anni 90 e di Non è la Rai, non potevamo farci mancare Ambrangiolini. T'appartengo. Ragazzi, vi sta piacendo la serata? Perché noi ci stiamo divertendo un casino. E tra i vari balli e balletti non potevamo farci mancare un trend. E adesso giochiamo a fare Mercoledì Adams. E ovviamente, se sei nato il primo gennaio, quale miglior torta se non il panettone? Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Rita, tanti auguri a te. E dopo aver sentito questo dono di Rita, Rita, ti aspettiamo a The Voice, che sia Italia o Germania, ti aspettiamo. Ragazzi, e a voi è mai capitato di festeggiare il vostro compleanno in una location del genere? Sì, sto parlando proprio del bagno. Immortaliamo il momento incoronazione di una queen dall'altra queen e procediamo con i festeggiamenti. Prima fetta dell'anno a mio marito, ragazzi. Si sono fatte ormai quasi le 4 del mattino. E per concludere questa bellissima serata, e con l'augurio di un nuovo anno fatto di serenità e prosperità, ci mangiamo come da tradizione le lenticchie con il cotechino. E con questo vi lasciamo, facendovi ancora tanti auguri per un sereno e gioioso anno nuovo. Oddio, cosa facciamo? Ciao, ciao, metti, foto, di, fotografi, di, dati.